Toscana Aeroporti in piazza per informare sul futuro dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze quando sarà creata la nuova pista. Sentiamo. Toscana Aeroporti mette in piazza l'aeroporto del futuro. Fino al 1° novembre, dalle 10 alle 21, sarà possibile visitare in Piazza della Repubblica a Firenze l'infopoint dello scalo di Peretola, 200 metri quadrati per mostrare il nuovo progetto di pista parallela, il suo impatto ambientale e le sue opportunità di sviluppo. L'aeroporto di Firenze sarà una delle più grandi, se non la più grande, infrastruttura nella Toscana in costruzione e sarà anche un luogo di grande sviluppo economico, di grande opportunità per i fiorentini, sia per l'accoglienza dei turisti, sia per chi deve partire da Firenze e dalla Toscana in generale, ma soprattutto anche per l'attrazione degli investimenti e per la capacità di creare grandi posti di lavoro. È una infrastruttura, come ho detto, delle più importanti che necessita anche una grande attenzione. Per questo noi abbiamo voluto realizzare nel centro della città di Firenze, in Piazza della Repubblica, un luogo di informazione per essere massimamente trasparenti, per spiegare quello che talvolta è stato mal interpretato o che è stato spiegato male. Noi stiamo realizzando una grande cosa e qui tutti possono venire a vedere quello che stiamo realizzando. In attesa della pronuncia del Ministero dell'Ambiente sulla definitiva valutazione di impatto ambientale, Toscana Aeroporti si prepara a partire con i lavori perché lo scalo di Peretola sia pronto per il G7, se sarà a Firenze, del 2017. Se noi riusciremo, otterremo le autorizzazioni entro la prossima primavera, contiamo di potercela fare per aprire la pista entro luglio 2017 e quindi nel caso in cui il G7 fosse o sarà a Firenze, noi potremo avere una grande infrastruttura aeroportuale degna di Firenze per accogliere le personalità che arriveranno. Lei lo sa che a Firenze si sta lavorando per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola? Certo, lo apprendo adesso, quindi andrà anche bene, non lo so, prendo atto positivamente che dopo 25 anni qualcuno si è accorto che era meglio forse prendere un'altra soluzione piuttosto che quella che avevano accettato. Sì, lo so. Sì, lo so. È necessario secondo lei? Sicuramente sì, sicuramente. Certo, se non c'è nessun altro aeroporto nelle vicinanze, se non quello di Pisa, si possono complementare a vicenda, per cui viene un bel aeroporto, un grande aeroporto, senza farne un enorme. Beh sì, io volo spesso e mi imbatto frequentemente in problemi dovuti alla pista corta, quindi spero che facciate qualche cosa. E sono stata a vedere il progetto, molto bello e è essenziale infatti. Comunque è anche rassicurante, parlano di non invasione della parte storica, ha parlato solo di rifredi sull'atterraggio, ma di emergenza in effetti.